Che green e sostenibilità siano parole chiave nel mondo del fuoricasa è fuori discussione. Una prova, tra le altre, viene dal mitico Savoy Hotel di Londra, che, pioniere, ha da poco introdotto Eco Spirits nel suo bar. Si tratta di una nuova tecnologia per alcolici a basso spreco e basse emissioni di carbonio, con cui ha creato il cocktail Connaissance, primo drink in Europa sostenibile anche nel vino, in quanto contiene champagne rigassato. Sì, è stato riciclato lo champagne premium dai ristoranti e dai bar dell'hotel. Intanto in Italia si diffonde l'uso di cannucce bio, da quelle fatte di agave a quelle con gli ziti. La campagna di lancio del rum premium colombiano La Hechicera punta dritto sui cocktail bar e lo fa, tra le altre cose, con un importante merchandising che spazia dai bicchieri ai grembiuli e con il supporto di un reparto vendita dedicato espressamente ai prodotti luxury, merito di Pernod Ricard, che lo distribuisce dopo aver acquisito nel 2021 la maggioranza dell'azienda nata nel 2012. Rum scuro dal sapore deciso, nato da un blend di rum invecchiati tra i 12 e i 21 anni, viene venduto nel canale Trade al prezzo consigliato di 45 euro. Entrato per la prima volta nel ricettario IBA nel 1987, il Tequila Sunrise è un long drink dissetante e fruttato della categoria Contemporary Classics. Ideata alla fine degli anni 30 da Jen Salit dell'Arizona Biltmore Hotel di Phoenix, la ricetta è cambiata nel tempo. Quella che beviamo risale agli anni 70 e pare sia da attribuire a Bobby Lossoff del ristorante Trident di Sosolito. Celebrato dai Rolling Stones e dagli Eagles e dall'omonimo film con Mel Gibson, si prepara con tecnica Build in un highball utilizzando 45 ml di tequila, 90 ml di spremuta d'arancia, 15 ml di sciroppo di granatina, abbondante ghiaccio e una fetta d'arancia come guarnizione.